Allora, buongiorno a tutti. Come potete vedere da qui sopra, oggi è lunedì e sono andata a fare la spesa e vi faccio fare una carrellata generale di quello che ho preso molto velocemente, perché alla fine ho preso più o meno sempre le stesse cose. Allora, partiamo subito da questi che sono gli ovetti per i bambini. Peperoni, stavolta l'ho presi sfusi perché nella rete non c'erano. Il misto di odori perché voglio fare il brodo con i tortellini. Due confezioni di pasta, di spaghetti soprattutto in particolare. Questa qui è gli spaghetti di Gragnano GP, erano in offerta. Poi ho preso un po' di spezie che mi erano finite, rosmarino, prezzemolo e aglio in polvere. Allora, di solito non prendo l'aglio in polvere, uso l'aglio normale, però stavolta ho voluto prenderlo. Poi andiamo avanti, maionese, io prendo sempre il barattolone perché la usiamo spesso. Poi pan di stelle e gocciole come biscotti, cipolle rosse, banane, una confezioncina sola, questo ve lo faccio vedere dopo. Poi ho preso per Alessandro le simil Kinder Delice, i simil pangoccioli che gli piacciono da morire, poi cracker, questi qui classici salati in superficie, grissini, questi qui ai cereali con i semi di sesamo, perché ho visto che quelli proprio al sesamo, con i semi di sesamo sopra, non c'erano più. Lo yogurt, sempre il classico yogurt bianco, questo qui dolce. Guanciale. Sì, guanciale, un trancio di guanciale. Questi qui sono 250 grammi più o meno. I soliti taralli. Due confezioni di birra ci è piaciuta, tre confezioni di tonno, di queste qua grandi, Ondina, che era in offerta. Mo' mi casca tutto. Un grappolo d'uva perché era praticamente finita, non c'era più. Il prosciutto cotto a cubetti, i simil nascondini, questi ormai non ve lo dico manco più. Poi ho preso due confezioni di fettine di coppa di suino, perché a noi le tipo braciole non ci piacciono. Due confezioni di macinato, questo qui, macinato per ragù di bovino, due confezioni. Una confezione di kebab di pollo, perché ci è piaciuta l'idea del kebab a casa. Un pezzo di muscolo per fare il brodo di carne. Le salsicce di Norcia, queste qui ci sono piaciute tanto. Poi, sempre di carne, ho preso la fesa di tacchino, questa qui in fette perché il petto di pollo costava troppo, e le sovraccosce di pollo. Poi, come pesce, ho ripreso questi filettini qui e queste due orate viscerate già. Poi, passando invece di qua, ho preso una confezione di paella surgelata e una confezione di pennette, salmone e gamberetti per quando Aurora torna a casa, ma poi deve fare il rientro e quindi non abbiamo molto tempo per cucinare. Poi schifezzuole, cornettini di mais, stick salati e poi sempre i soliti simil fonsi. E simil, non mi ricordo, vabbè, questi qui. Poi ho preso, questo non c'entra niente, i Dentastix per il cane, i tomini, allora questi qui con lo speck e questi qui con le erbe aromatiche che pizzicano da morire, però a Samuele gli piacciono, e visto che non glieli prendo quasi mai, stavolta glielo ho voluti prendere, come non gli prendo quasi mai questo, il pecorino toscano DOP, come non gli prendo quasi mai il pecorino sardo DOP maturo, quindi stavolta non si può lamentare, c'ha il suo cacetto. Poi ho preso la ricotta misto pecora e poi passiamo qui agli affettati. Allora, il salamino che io prendo spesso, che è questo qui, bastone di salame, questo qua,
Poi ho preso due confezioni di mortadella, due confezioni di prosciutto cotto che era in offerta, questo qui le fresche fette, e due confezioni di salame. Non ho preso il prosciutto perché non, quello nelle confezioni queste non mi piace e quello nelle confezioni di queste qui costava troppo, quindi lo andrò a prendere poi da un'altra parte. E poi ho preso una confezione qui di mele e delle cosettine rosse, delle palline rosse e altre chincaglierie rosse da appendere all'albero che avete visto fatto ma che è spoglio perché non trovo più le palline rosse. Guardate che bel angolino che mi sono creata. Carino, carino, carino. Quest'anno mi piace proprio tantissimo. E siamo riusciti a prendere l'albero da 2,10 m e sono super contenta. E va bene, niente, quindi ci aggiungerò queste qui e qualche pallina bianca perché mi sono resa conto che effettivamente ci sta bene. Niente, questo è quanto. Io vi saluto e al prossimo video. Ciao ciao! Ciao ragazzi! Allora, mi è appena arrivato un pacco da IKEA. Perché avevo fatto un ordine per delle cose di Natale e visto che potete notare che io ho già fatto l'albero, ovviamente, per il presepe ci stiamo lavorando perché è un po' più complicato, perché noi facciamo proprio il presepe con la carpiccia, tutto super costruito, quindi sto piano piano prendendo i vari pezzi, degli accessorini un po' nuovi per poter fare questo benedetto presepe questo fine settimana. Intanto abbiamo fatto l'albero, che è questo qui, e poi comunque ho fatto proprio un angolino col camino, con l'albero ed altre cose, e mi piace particolarmente, quest'anno sono stata particolarmente brava, tutto sul tono dell'oro, del rosso e un pochinino di bianco, giusto per renderlo un po' più leggero e meno massiccio. Però, tornando a noi, allora, vi avevo lasciato con lo svuota la spesa, però mi sono resa conto che è stato uno svuota la spesa molto molto breve, molto molto veloce, quindi ho detto ci aggiungo quello che mi è arrivato, che ho ordinato da IKEA. Allora iniziamo subito. La primissima cosa è lui. Allora, io l'ho voluto fortemente, fortemente, il mio babbetto pelosone, eccolo qua, ragazzi, è più grosso di me e lo adoro, cioè lo adoro, mi piace tantissimo. Qui è 78 centimetri, è fantastico. Bello, vero? È bellissimo e questo andrà direttamente vicino all'albero, sotto all'albero. Per ora me lo sistemo qua, accanto a me. Vedete solo il coso, però lo metto qua vicino a me. Poi devo fare i complimenti a IKEA perché io non ho mai trovato un imballaggio fatto così bene. Devo dire la verità, mai trovato in tutta la mia vita. Comunque ordino spesso online, visto che mi trovo in un paese, visto che comunque mi risulta più complicato prendere delle cose di determinati negozi. Allora ordino spesso online e è la prima volta che mi trovo tutte queste bollette qui. Allora, un'altra cosa che ho preso, ah ecco, vedi, erano tutte e due, infatti mi sembrava che mancava qualcosa. Ho preso questo qui, mi è piaciuto tantissimo perché era super super fino, è questo cuore che hanno praticamente preso tutti. E lo voglio attaccare nella porta questa che vedete qua, che è la porta che divide la zona notte dalla zona giorno di casa. La voglio mettere lì, così almeno quando passiamo lì sotto e uno alza la testa ci diamo un bel bacio. Questa è una cosa che ho pensato per fargliela vedere a Samuele, perché mi fa troppo ridere sta cosa del bacio sotto il fischio. Però insomma, vabbè, era carina come cosa, molto molto carina e delicata soprattutto, non è pesantissima. E questa qui è la Vint sempre Winter 2020, sì, è inverno 2020.
Poi ho preso questa che mi sembrava leggermente più piccola e invece è super gigante, ragazzi, è più grossa di me, cioè c'entra la mia faccia nel mezzo. È questa ghirlanda, ovviamente l'ho presa sui toni del rosso e dell'oro perché quest'anno io sono andata in fissa col rosso, tant'è che mi si è levato un pezzetto, vabbè. Tant'è che voglio fare anche la macchina rossa, cioè quindi fate un po' voi. Comunque questa è la ghirlanda che io metterò attaccata alla porta, ma non la metterò di fuori alla porta, ma la metterò dentro perché ho paura che me la rubano. Quindi penso, non lo so se la metterò di fuori o la metterò dentro, sto scherzando ovviamente, ora vedrò un attimo, però è bellissima, è gigantesca. Madonna santa, non pensavo che era così grossa. Mamma mia, è una vita che non vado da Ikea. Ne manca proprio una da Ikea, che devo fare. Vabbè. Poi qui c'è carta. Altra carta. Oh, qui c'è un'altra cosa. Io raga non mi ricordo più quello che ho acquistato, scusate, ma le vedo con voi adesso. Ah, ecco, ho preso questa. Questa qui è una candela, ok? All'interno l'odore dovrebbe essere di vaniglia e mela. Sì, è molto dolce per fortuna, però l'ho presa maggiormente perché mi piaceva tantissimo la forma, proprio a forma di mela rossa. Ho detto che sono fissa col rosso, infatti se cioè, notate che ho anche la tuta. E, mi piaceva tantissimo. Questa, anche questa è Winter 2020. Troppo troppo bella, ora io devo trovare una posizione però. Dove la metto? Probabilmente la metterò sotto il vaso con i fiori di Natale che ho sul tavolino. E poi... averli presi due. Infatti dicevo, ma perché c'è solo uno? No, c'è anche lui! La versione mini grigia, perché la versione grande in quel modo grigia non c'era, e questo qui a differenza dell'altro è 35 centimetri, cioè guardate la differenza. Oh signori babbetti, cioè troppo belli, troppo troppo belli. Io farò una collezione di questi babbetti. A proposito, sono andata dal cinese l'altro giorno e ho visto gli schiaccianoci, cioè sono rimasta... Sono rimasta con due occhi spalancati e voglio andare assolutamente a prenderli perché su questo mobile qui, questo qua bianco che vedete che è una madia, voglio mettere proprio 4-5 schiaccianoci, tutti diversi di quelli più belli. Diciamo che ci sono in negozio e li ho visti, c'è anche uno rosa bellissimo, grosso, vabbè. Ci devo andare, domani ci vado e li prendo. Comunque, questo qui è l'altro babbettino, uguale al precedente, solamente che è più piccolo, appunto, e c'ha il cappello grigio. Che carini, oddio! E poi, infine, ci fate caso, perché, allora, sono in una fase di pieno mood natalizio che si sta prendendo. Infatti, se avete visto, ultimamente ho messo anche... un post su TikTok con Dietro l'albero, ma la canzone in realtà non c'entrava assolutamente niente, però mi è piaciuto, quindi ok, andiamo avanti. Sì, è arrivato finalmente. Allora, volevo assolutamente ricreare un mini villaggio di Natale sotto la TV e eccolo qui. Eccolo qua. Perfettamente il mio angolino di villaggio di Natale, troppo troppo bello, troppo troppo bello, troppo carine. E niente, sono tre, ma penso che le abbiate viste in tutte le salse perché l'hanno comprate un po' tutti e dopo le andrò a mettere. Aspettatevi quindi velocemente, no, aspettatevi quindi un bel giro panoramico della mia casa addobbata a tema natalizio. Perché sì e basta, cioè c'ho voglia di fare un video sul tema di Natale e lo faccio, punto e basta, va bene. Ah, poi vedete questo scatolone qua, questa qui è la scrivania d'Alessandro, però ancora la dobbiamo montare. Adesso appena c'ho un attimino tutta la situazione qui, che ho sistemato tutte queste cose di Natale, la comincerò a
costruire, a montare. Dai, che ce la puoi fare, Manuè, dai, dai, sono solo le 5 meno 5, cioè, perché, perché? Vabbè, la comincerò a montare, se non la finisco, la finirò di montare comunque stasera con Samuele, però non ve la faccio vedere qual è. Perché stiamo pensando per il Black Friday di prendere la camera ad Alessandro. Quindi ovviamente da mondo convenienza, perché ci siamo trovati bene con la camera di Aurora e sinceramente per ora va bene la camera di mondo convenienza perché è un bambino di 5 anni, quindi non pretendo che i mobili non vengano marchiati e scocciati e bucati con qualunque cosa, con le puntine per attaccare i poster, eccetera, perché io personalmente, io nella mia camera quando ero piccola l'ho fatto e vi dico che mia madre ha aspettato a ridipingere la mia camera quando io me ne sono andata da casa, perché prima assolutamente no, perché io dai che attaccavo le foto, i poster, le cose con le puntine sul muro, quindi assolutamente no. Quindi faremo la cameretta ad Alessandro, quindi a breve, perché oggi è il 24 e il Black Friday c'è il 27, quindi per forza di cose. Quindi niente, quando faremo la cameretta, quando sarà montata la cameretta e tutto, vi farò vedere la cameretta di Alessandro fatta e niente, e quindi la vedete lì. Così è. Tanto comunque ragazzi ci sarà un restyling un po' generale di tutta casa, perché anche il divano sparirà, il mio divano che ho voluto e tanto voluto con molto molto amore angolare sparirà perché mi ha rotto un pochetto, è bello esteticamente ma non è, almeno per me, per noi non è comodo. Parliamoci chiaro. E poi quella peste dell'Aki me l'ha sfondato, quindi abbiamo dovuto rifare il divano, non l'abbiamo rifatto angolare e non l'abbiamo neanche rifatto da mondo convenienza, l'abbiamo fatto da poltrone e sofà, però abbiamo fatto tutta un'altra cosa, quindi anche lì vi farò vedere poi quando arriverà il divano nuovo. Parliamoci chiaro. Ci sarà un restyling di tutta casa. Quindi fatemi sapere, ah, poi dobbiamo rifare anche la finestra di Aurora, cioè qui veramente stiamo rifacendo di tutto di più, e piano piano però, con molta calma, perché non è che c'avevo tutta sta fretta, non è che le idee sono molto chiare ancora, quindi con molta calma facciamo le cose. Fatemi sapere a sto punto, visto che stiamo a parlare della sala, stiamo a parlare della camera d'Alessandro, della camera d'Aurora, a sto punto fatemi sapere se volete un home tour aggiornato, così almeno ve lo faccio. E se lo siamo levati così, che dite? Commentate qui sotto se volete l'home tour, così io appena c'ho tutta la situazione messa bene, perché ancora non è stato deciso praticamente niente, a parte che i divani devono arrivare. Però per il resto è tutto ancora molto in forze, però vi assicuro che per il 2021 ci stiamo. Quindi se lo volete scrivetemelo qui sotto, così almeno io lo so e quando ho tutta la situazione messa bene vi faccio il long tour. Niente, detto ciò, è arrivato Samuele, i cani avvisano, lo so, i cani stanno avvisando. La figlia sta avvisando e quindi siamo ritornati nel caos. E quindi vi saluto, un bacione, ciao a tutti!